Bene, ora andiamo in quella di Roncade. In queste ore taglio del nastro ufficiale per l'Arsenale, questo centro commerciale davvero realizzato con tecniche speciali importanti che mettono a proprio agio il consumatore per i propri acquisti, ma anche per il proprio tempo libero. Si sono aperte ufficialmente le porte dell'Arsenale di Roncade, il progetto sviluppato dal Gruppo Basso che, con il taglio del nastro, ha visto compiersi l'ultimo atto di un cammino che ha portato alla realizzazione di un polo commerciale del tutto nuovo per l'intera provincia di Treviso. Tangibile l'emozione dei partecipanti all'inaugurazione ufficiale, un momento di festa che ha rappresentato l'avverarsi di un sogno cui la famiglia Basso non ha mai rinunciato. Non vedevamo l'ora, quindi siamo solo che soddisfatti, diciamo, di questo tipo di opportunità che si creerà nel territorio. Nasce come un intervento dove abbiamo realizzato quattro edifici, perché era nato come parco commerciale, che sono quelli rappresentati col colore nero con un rivestimento esterno. Dopodiché nel 2008 abbiamo completato la struttura creando tre nuovi corpi di collegamento, che sono quelli evidenziati in verde, per far sì che nascesse una grandissima passeggiata, diciamo, coperta, perché sono circa 500 metri lineari di passeggiata. La specialità, direi, di questo prodotto, perché così si chiama, proprio in gergo anche i centri commerciali, è proprio la sua, devo dire, originalità, cioè una scatola, un contenitore veramente di livello alto con all'interno degli operatori nuovi, internazionali, locali, magari con dei marchi anche propri oppure appunto con delle affiliazioni e devo dire nel panorama diciamo di Treviso, perché ovviamente questo è una realtà che va oltre il comune di Roncade e credo che abbia appunto la sua originalità e porti anche elementi di novità. Un ricco palinsesto di eventi e animazioni alleteranno ovviamente i nostri clienti e anche per gli adolescenti, non solo per le famiglie e i più piccoli. Davvero, ecco, questo a rafforzare il legame che vorremmo instaurare da subito, che si è instaurato con l'amministrazione comunale, con il territorio, le associazioni di categoria, un territorio molto vasto che vale la pena di valorizzare, questo grazie anche all'Arsenale che si impegna in questo modo. Un centro commerciale innovativo che riveste anche grande importanza per quanto concerne l'indotto. Nei suoi 17.000 metri quadri di superficie, all'interno dell'Arsenale trovano spazio circa 50 esercizi commerciali che daranno lavoro a quasi 500 persone, cui si aggiungono le 150 aziende che ogni giorno saranno impegnate per offrire servizi e forniture. Un progetto ambizioso reso possibile dall'impegno di tante persone. Un vero sentito ringraziamento lo voglio fare a tutti i collaboratori del gruppo, perché soprattutto questi periodi, che sono stati periodi molto intensi e molto difficili, hanno fatto sì che tutti credessero lo stesso nella realtà aziendale. Un ulteriore ringraziamento chiaramente lo faccio anche alle famiglie che compongono un po' il gruppo, e quindi la famiglia di Mario Basso, la sorella Paola Basso, con suo marito Giampaolo.